Prosegue la marcia del capolista del girone C di seconda categoria, Palermiti e Le Castella, che sono divise da 3 punti solo per il fatto che Le Castella domenica scorsa è stata fermata dal bel tempo e che adesso dovrà recuperare la partita il 24 di questo mese, quando dovrà giocare una partita casalinga e poi andare nell'ultima giornata di campionato proprio a far vista all'altra capoclassifica Palermiti. Allora dicevamo che allungano le due squadre perché la terza in classifica, la Sersalese, si fa battere dall'Academy Girifalco per 3-2 con la doppietta di Bonella, torna sempre a brillare il giocatore girifalcese che consente proprio a questa squadra di mantenere le posizioni alte della classifica. E la Sersalese, o il Sersale come vogliamo dire, meglio, incappa in una sconfitta che lo fa in pratica rimanere al terzo posto, però questa volta raggiunto dal Petronà, un Petronà che vince la propria partita casalinga contro la penultima della classifica, il Real Cropani, e che si porta quindi in terza posizione a 21 punti. Dicevamo dell'Accademia che si porta nella zona playoff a 17 punti e quindi quinto in classifica. Per il resto della giornata, se andiamo segnatamente alle partite delle due battistrada, l'Amatori Le Castella ha avuto vita facile ad Amaro, è andata sul 2-0 iniziale con le reti di Annone e di Papaleo, poi c'è stato il gol di De Filippo al 60esimo, poi il rigore di Berlingeri mette ancora le distanze tra la squadra di casa e Le Castella, quindi su un 3-1 finale. Vince anche il Palermiti contro il Real Janò, ultima in classifica, e come spesso succede, probabilmente psicologicamente, i giocatori che fino adesso hanno avuto pochi incontri difficili in questo campionato vanno ad incappare proprio in una situazione del genere, perché il Palermiti vince solo per 2-1 e soffre nel finale, perché effettivamente dopo il 2-0, un primo tempo intanto non giocato molto bene perché si è sbloccato soltanto sul finire con un rigore di Marino, poi c'è stato il calcio di punizione di Nisticò nel secondo tempo che sembrava aver messo a posto le cose, 2-0, ma poi il gol del 2-1 del Real Janò ha messo un pochettino in ambasce la squadra di Maurizio, dell'allenatore ed amico, che in pratica resta a guardare quasi e soffre fino alla fine, fino ai minuti di recupero finale, ma poi alla fine ce la fa, vince per 2-1 e resta con i suoi 31 punti da solo in testa alla classifica, proprio dicevamo per il fatto che ancora Le Castella ha una partita in meno. Sul resto del fronte dobbiamo segnalare la vittoria del Real Cotronei per 4-0 sulla Nuova Valle con i gol di Loria, Marazzita, Cardamone e Garofalo, e quella del 4-1 dello Sporting Crotone sullo Skill Legion, che in pratica dopo il recupero che c'è stato con la Nuova Valle, dopo un po' gli incidenti che sono successi e la squalifica di Maida, adesso sta un pochettino soffrendo e rischia di rimanere impelagato nelle zone basse della classifica per la squadra di Stagliano, che ricordiamolo è una neopromossa per questo campionato. Ultimo risultato, Torre Melissa Sporting Calcuri 0-0, in pratica le due squadre non si fanno male, Torre Melissa è un po' abituato a questi pareggi interni perché è una delle squadre che pareggia di più in questo campionato, 5 pareggi, 2 sole vittorie e 3 sconfitte, dovrà recuperare anche in questo caso una partita per il proprio campionato, e quella di sospesa domenica scorsa.